E Wahid si cacca sotto e tipo lascia il telefono pensando che io Sto sia usando la stata poli. e quindi Vabbè, Wahid insomma, se un n'è andato e mi secondo sono ripiato il massimo. telefono. Gli strappa il telefono, stiamo a parlare, no, dei Paura passati di tempi, niente. Wahid mi delinquenti faceva la veri. Lei gli ha strappato il telefono e se l'è ripreso. Se l'è e sono ripreso, lui tornata è saltellando in camera tutta piena di tornata magliette. trionfante, altro che 500 franchi, non gli ha dato una lira, gliel'ha strappato, se l'è ripreso. E questi erano tipo in cinque e lei era da sola. Non Io me ne non so frega un come cazzo. ho Io fatto. quando mi trovo in situazioni pericolose entra tipo il pilota automatico e non ho Lei mi ha paura sempre proprio. salvato perché è sempre stata molto più lucida e razionale di me, il che è No, tutto perché dire. diciamo che Vera è un sex symbol e come sex symbol è svampita, in effetti. Vera, la mia amica del cuore, in effetti è un po' svampita. Eccola, vedetela in tutto il suo Soprattutto splendore. quando c'è uno che mi piace, non capisco più niente, perdo lucidità. No, ma anche quando non c'è qualcuno, per esempio, vorrei raccontare un altro evento Non tutto sei lì. lucida, non sei lucida comunque, Vera. Lucida, mai, neanch'io. Sei svampita, La diciamo, lucidità, cioè, diciamo che sei una non è un donna profondamente termine. intelligente, sei una grande scrittrice, però sei svampita, ok? Sì, è vero. Come Sono un ogni po' sex svampita. symbol che ti rispetti, anche Marilyn Monroe lo era. Un Esatto, paragone quello per me non estremamente fa la stessa utile. fine. Vorrei raccontare un'altra cosa che è Però c'è successa. una volta, sia una, fammelo dire bene, in cui tu Oddio, che non ti cosa. sei riuscita. C'è una volta unica, perché tu mi hai salvato tante volte, però c'è una volta in cui tu non mi hai potuto salvare. Mi sa che ho capito. Quella volta. Esatto. E qua che sono i Ricordati, casini, cioè mi stavi. ragiona bene, qual è l'unica volta in cui non mi hai potuto salvare? Quando Allora, ti hanno io messo al gabbio! Quando ti hanno messo al gabbio! Veniamo dunque e vogliamo raccontarvi di quando mi hanno portato al Raccontiamola! A che ci frega? gabbio. Intratteniamo questi utenti! Una delle volte in cui sono andata al gabbio. Allora, Una al delle gabbio. volte, una delle volte. Quella è l'unica in cui io ero malauguratamente presente. Malauguratamente Allora, presente, no, perché raccontiamo, sono ma ti state altre siamo volte che io scambiati. sono stata. Ci sono state altre volte in cui io sono stata arrestata, in cui Asia era assente, però. Purtroppo c'è stata una volta in cui lei era presente e noi Sì. dovevamo andare al Festival di Oslo, un festival No, bellissimo. non era Oslo, ti dico perché ci avevamo la coincidenza. Per quello noi eravamo scesi a Oslo perché c'era, non mi ricordo il nome, dovevamo andare a un altro festival. Vera si Vabbè, io presenta, comunque cioè non per ci il posso. viaggio, Vera si Per me il presenta con la viaggio finiva. camicetta. Vera, ci becchiamo all'aeroporto, Vera, buonissima, fighissima, con una pellicetta rosa, dice, bah. Diamo un po' nell'occhio così, ma chi se ne frega, cioè cosa, non abbiamo niente da nascondere. Poi Avevo uno una me la vuole leccare, splendida oh, c'è Mirandelli che pellicetta. vorrebbe leccarmela. Vabbè, stiamo in aereo e Vera, che veniva dal Marocco, c'aveva uno dei suoi tanti amanti là, e mi fa in aereo, tira fuori un tocco di hashish e dice, ah, che bello, ho portato questo. Ho detto, Cristo santo, ma come in tasca poi? Non l'ha pensato, ma Vera. Sì, ero Cioè, tutta felice se perché ci avevo fermano. portato il fumo dal Marocco, che in Marocco si sa che è buonissimo, e volevo condividerlo con Asia. Quindi molto ingenuamente gli ho detto: Asia, guarda che c'ho, te l'ho portato, così lo fumiamo insieme dal Marocco. Lei mi E l'ho detto, guarda Vera, e butta. dice. Ho detto, Vera, butta tutto. Ho detto, Vera, butta. Perché qua siamo all'aeroporto, ci stanno i cani. Cioè, Vera, qua c'è, se bevono, se ci beccano sono cazzi. E Vera ha detto no, ma che sarà mai? Saranno stati, non so, 5 grammi, 10 grammi, non lo so. Era un bel tocco, me lo ricordo, era una cosa così. Lei tutta contenta col fumo in tasca. Scendiamo dall'aereo. Oh, non c'erano manco i cani. Vedono Vera col pellicciotto rosa e dicono voi due. Io ero abbastanza normale, sempre Vera. E cioè no, non sapevano ancora di chiamare Vera. Io ero Venite qua. scicchissima, mai avrei creduto che due poliziotti Scettissima, ho aspettassero. capito che eri Dolce & Gabbana, però c'avevi un pellicciotto rosa. Amo, cioè, C'avevo un era. pellicciotto rosa, ma non pensavo fosse un sintomo di delinquenza. Sì, lo è,
perché se ti beccavano quelli della PETA, poi non so se era vero o era in finta pelliccia. Insomma, ci fermano due poliziotte donne e ci perquisiscono. Perquisiscono la, si perquisiscono sì, a tutte e due, soprattutto a lei. Non trova, a te non si trovano niente. Io, a me trovano questo fantomatico. Cioè, a me mi danno sempre della drogata, porca mignotta, guardate questa qua. No, in quel caso, ragazzi, cioè, so che questa notizia vi potrebbe turbare per sempre, ma la drogata ero assolutamente io. Tant'è vero che io mi rifiutai già dall'aereo di buttare questo fumo che consideravo. Cioè, nella mia idea ingenua di libertà non c'era niente di male a farsi una canna. Quindi, ma io ti ho detto spazio internazionale, vera, ti ho detto. Vera. Mi perquisiscono, mi trovano il fumo. Gli dicono: Asia, lei può andare, la sua amica rimane qua. Asia mi guarda negli occhi. Perché io poi avevo pure la coincidenza, dovevo prendere l'altro aereo, quindi non è che potevo rimanere. E c'erano quelli, esatto, del festival che mi aspettavano. Sì, e poi quindi, c'era un c'era un te film. T'ho detto, Vera, te se bevono, par gabbio. E tu non ci no, credevi. No, ma hai guardato negli occhi e mi hai detto, Vera, guardami negli occhi. Perché per assurdo è lei che ha il senso sempre della realtà e io vivo in un mondo di nuvole. Lei mi ha detto, Vera, guardami negli occhi, ti stanno arrestando. Queste adesso ti arrestano. Io, ma dai, ma figurati, ma ti pare che mi arrestano, Asia? Ma dai, su, Vera, io devo andare, questi ora ti arrestano, non è uno scherzo, prima te ne rendi conto e meglio è. E io, vabbè, Asia, va, ci penso io. Questi praticamente mi dicono, ti segua, mi arrestano, mi mettono ma in senti, cella. Ma guarda, scusa, posso dire una cosa un particolare, un po' greve? Ma ti hanno le parti intime, ti hanno fatto fare il colpo di tosse? Tutto. Tutto. Tutto, perché ma a quel non... punto quando hanno trovato il fumo volevano vedere se ce n'avevo altro in più nascosto, quindi mi hanno perquisita dappertutto. Io continuavo a non capire, a credere che prima o poi mi avrebbero lasciato andare, perché nella mia mentalità bacata e malata non c'era niente di male a farti una canna. Arrestata per spaccio internazionale, espulsa da tutti i paesi del nord Europa per tre scandinavi, anni. Scandinavi. Con no, tutti erano i paesi più, erano 5 anni. Erano Norvegia, Finlandia, Norvegia, Danimarca. Cioè, esatto, espulsa da tutti i paesi scandinavi con timbro sul passaporto expelled per tre anni. Buttata in una cella con la mia poliziotta. Come che se che cella che hai fatto? Eri sola? C'era qualcuno? Che è successo? Ricordo di aver tentato di sedurre un poliziotto che mi guardava con aria di schifo proprio, perché la vita umana... Ma che pensavi di ottenere dal poliziotto, scusa? Io ho detto, adesso faccio un po' la zoccola, questo magari mi dà... Così. Che ne so... No, dico, mi fa affrontare la cosa in modo più tenero, più carino. Ma tu gli avresti fatto un pompino? Gli avresti fatto un pompino? No, di la verità. Cioè, beh, io, ora dirti che... Per ottenere favori. Ora dirti che io non subisca il fascino delle divise sarebbe un'ipocrisia. Comunque era così, poliziotto, cattivo. E io tentavo disperatamente di buonirlo e lui mi guardava con un disprezzo, Asia, con uno schifo, come se la mia vita fosse ma come una criminale. No, è una criminale, cioè la vita di una criminale non merita nessun rispetto, quindi io più facevo la carina, più questo mi guardava male, come a dire, inutile che si pompino, brutta delinquente di merda. Se, no, io figurati, subito gliel'avrei fatto il pompino in cella, credo sia una delle mie fantasie erotiche, cioè da film porno proprio. Oh, dai, Dio, sto sentendo male. Avrei fatto qualsiasi cosa per farglielo, ma non solo non me l'ha fatto fare. E quanto mi guardava... sei stata in cella, mo? Allora, sono stata una notte. Io aspettavo che mi venissero a prendere, non venivano mai, sono stata tutta... Ma chi te veniva a prendere? Ma papà, chi veniva? Papà, che cazzo ne so, qualcuno che mi dicesse esci. Ho capito, non mi aspettavo. Ma sei andata... Cioè, ora, non voglio raccontare tutti i dettagli, ma ti hanno fatto il processo per direttissima? No, niente, mi hanno semplicemente tenuta in cella tutta la notte... Tutta la mattina dopo, io aspettavo che qualcuno venisse a dirmi qualcosa, a darmi delle notizie,
Non veniva Non nessuno. è così grave, cioè.